Salve a tutti bella gente e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, sì, siamo di nuovo in macchina, siamo sulla Tesla e siamo in autostrada. Per la precisione, direzione Tesla Center di Bologna. Ci mancano questi chilometri qui, siamo partiti da un pochino ormai. Siamo partiti con la macchina carica al 95%, siamo già all'84%. Ce la facciamo a farla tutta in una carica. Comunque è la classica velocità autostradale che teniamo con qualsiasi vettura, quindi non ci risparmiamo di niente. E ci dice che arriveremo col 13% di batteria. Niente male, Tesla se la dovrà ricaricare. E andiamo in Tesla per cosa? Per cercare di risolvere qualche problemino. Qualche problemino quale? Perché non è uscito nessun video. E niente, direi che prima adesso vi spiego tutti i vari problemini e poi vediamo se effettivamente Tesla li risolve, se ci dà una macchina sostitutiva, in quanto tempo li risolve, come ci trattano e tutto quanto, visto che le passate esperienze di mio fratello non sono state proprio il top con le assistenze. Con altre vetture di altri marchi. Quindi direi di vedere questa volta come gli si comporta. Per adesso, dalle varie chat e richieste che ha fatto online sull'applicazione Tesla, è andato tutto bene, nessun problema. Adesso direi di spiegarvi tutti i vari problemi e poi vediamo come procede la situazione. Intanto, come potete vedere, 118, terza corsia, la 600, non si è capito per quale motivo sta su questa corsia. Forse la gente non capisce che dovrebbe stare sulla destra. I problemi per il quale la Tesla è stata portata in assistenza erano, per la precisione, gli sportelli posteriori, entrambi, che quando voi li aprivate così, si aprivano così, però non venivano fuori del tutto, ma bensì rimanevano così e dovevate fare forza per tirarli perché le plastiche, queste qui degli sportelli, queste guarnizioni qua, rimanevano incastrate qui da queste parti qui. Adesso loro le hanno sistemate un pochino, c'è da dire che quando fa più fresco si sente ancora, adesso perché è caldo quindi si sente di meno, e poi il sedile guidatore, è state cambiate completamente le guide e i supporti sedile, perché sentite questi audio qui. Come avete sentito, faceva dei rumori assurdi. Effettivamente appena è salito il ragazzo che ce l'ha sistemata, si è reso conto che quello era un problema, l'ha detto lui, questo te lo cambio subito. Un altro piccolo coso che doveva cambiare erano questi cosi qui. Prima erano scollati molto di più, loro adesso li hanno leggermente incollati, ma comunque questi pezzi qui entrambi andranno cambiati, sono già stati ordinati i pezzi, mio fratello ha l'appuntamento a Iesi con il ranger che ti viene a sistemare la macchina. Oltre a questo c'era anche il problema di un fruscio aerodinamico, che però era dovuto a un piccolo pezzettino che si era scollato, ci ha detto, intorno al passaruota. Fruscio che c'era prima è sparito, ci hanno detto che era un pezzo di un passaruota, non sono stati a specificarci se era davanti o dietro. Il fruscio era dovuto anche a una guarnizione che c'è qui, questa qui per la precisione, sempre queste guarnizioni qui, che era completamente levata e quando chiudeva lo sportello non si chiudeva nemmeno bene, quindi non andava a isolare completamente l'abitacolo. Ed eccoci qua, siamo arrivati in service a Tesla. Tesla, questo qui è Tesla. Ammazza quante Tesla, oh. Tutte Tesla. Vabbè, grazie al cavolo. Tutte Tesla. Sai quella plate? Non è un multimarchio, è una Tesla, una Tesla. Oh, però carino l'edificio, non è male. Tutte Tesla, niente male. Ammazza, oh, è pieno sto parcheggio di Tesla. E questa è una Model S Plaid. Porca vacca, che vettura. Bella macchinetta. Ma fate provare, Tesla? Ma fai provare. Ma quante Tesla, oh, tutte Tesla. Ma quanto destination charger. E tutte un sacco di carica. Destination charger. Speriamo che ce la carica. Pure il lavaggio c'è. Ah, madonna. La Tesla ha l'autolavaggio. Figo. Carina per le Tesla. E qui c'è il service. Niente, adesso vediamo un attimo di... Oh, c'è una Model X Plaid laggiù. Sì. Mi sa che quella cammina. Abbiamo appena lasciato la Tesla di mio fratello e ci hanno dato un'altra Tesla. Come potete vedere è un po' diversa e guardate quanti chilometri ha. C'è da precisare che questa è una delle pre-restyling e un po' vecchiotta. E ci hanno dato la dual motor, quindi quella con i due motori e quella che accelera molto velocemente. Direi che un bel video su
YouTube lo vedrete anche di questa, visto che ce l'abbiamo fino a stasera alle 5, 5 e mezzo. Dobbiamo passarci un po' di tempo insieme, ce l'hanno data al 92%. E niente, vedremo anche un attimo un po' come consuma questa dalla ricarica, ovvero da quando l'abbiamo presa, perché l'ha staccata direttamente dalla presa. Abbiamo fatto il test drive con quella di mio fratello per vedere se riusciva a capire tutti i vari problemini che aveva, che vi ho già fatto vedere. Vedremo a fine giornata se li hanno risolti o meno. E nel mentre vedrete anche un video su YouTube di una Tesla Dual Motor con 101.000 km. Vi devo dire, ragazzi, che comunque non scricchiola minimamente. Per il resto, il video completo ve lo lascio su YouTube. Eccoci qui di nuovo nella Tesla di mio fratello. Lui sta smanettando per tornare a casa. La macchina ce l'hanno ridata al 46%. Per adesso sembra che la maggior parte di tutti i problemi sono risolti. Era tutta questione di guarnizioni e di qualcosa che si era staccato. Ci può capitare effettivamente in fase di assemblaggio e tutto quanto. Alcuni pezzi sono stati cambiati, come quelli del sedile. Altro pezzo per quanto riguarda le porte posteriori, una è stata risolta completamente, l'altra invece ci ordineranno le guarnizioni e verrà il tecnico mobile, non so come funziona, che addirittura arriva il tecnico a casa. Noi adesso direi che andiamo direttamente verso casa, tocca fare un pit stop per ricaricare. Vedremo effettivamente se tutti i vari problemi sono stati risolti, ma a quanto pare a primo impatto, così provandoli anche più volte, sembra di sì. Per il resto, comunque, l'assistenza Tesla è il top, ragazzi. Ti trattano benissimo. Il ragazzo che ha provato la macchina, ce l'ha riconsegnata adesso, gentilissimo, si è comportato benissimo, ci ha chiesto qualsiasi cosa, qualsiasi piccolo rumorino, tutto quanto. La siamo andati a provare con lui, l'ha provata, l'ha visto, ha sentito lui di persona i vari problemi che aveva. Qui stiamo parlando di un'assistenza al top. Vi dico solo che, siccome la macchina doveva stare in assistenza per più di 4 ore, la Tesla c'ha la politica interna che se la macchina sta in assistenza per più di 4 ore, ti dà una macchina sostitutiva. Infatti, come vedrete, ci sarà anche un video di un test drive di una Dual Motor di una Tesla. Eccolo qui lo showroom Tesla. Ci sarà anche il test drive di una Dual Motor, purtroppo non a piena potenza, purtroppo. Però, ragazzi, assistenza al top, non gli si può dire niente di negativo. Anche il personale tutto gentilissimo. Io direi che gli altri marchi, quelli più blasonati, quelli che stanno sul mercato da più anni, dovrebbero imparare, perché se una macchina viene portata in assistenza, un motivo c'è. Può capitare, per carità, può capitare a tutti, su un lotto una vettura abbia qualche problema, non c'è nessun problema. Se la devi tenere per più tempo, come ha dovuto fare la Tesla in questo caso con la vettura di mio fratello, dai la macchina sostitutiva. Noi ci dirigiamo verso casa, vediamo un attimo se effettivamente sono stati risolti tutti gli errori. Eccoci arrivati a casa e niente, a quanto pare effettivamente tutti i vari rumori, tutti i vari problemi che aveva la Tesla e per i motivi per i quali l'abbiamo portata in assistenza, sembra che siano stati risolti. Manca qualche piccolo particolare, ci manderanno il tecnico direttamente a casa e ce li risolverà quando arriverà i pezzi. Per questo video è tutto, ci siamo fatti una giornata completamente fuori, tra tutto avremmo fatto tra i viaggi andata e ritorno, i viaggi lì con la macchina sostitutiva, abbiamo fatto 200 km, avremmo fatto un totale di 600-700 km, ragazzi, oggi. Direi che siamo belli spanati. Vi ringrazio di aver visto questo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, ma soprattutto commentate facendomi sapere se voi avete avuto qualche piccolo problema con la Tesla, l'avete dovuta portare in assistenza, altre cose, fatemi domande, tutto quello che volete. Grazie per aver visto questo video, iscrivetevi, arrivederci e al prossimo video.